festival cinematografico, raccontare un territorio, è quello che ci siamo chiesti quando ci hanno invitato al Popcorn Festival di Porto Santo Stefano, una rassegna che accoglie premi a corti da tutto il mondo. Il cinema spesso racconta un'alba, un tramonto, un casolare, un campo di girasoli, oppure quel fiume che ha creato gioie e dolori. Insomma, i territori, i luoghi, spesso diventano coprotagonisti del film. Così Porto Santo Stefano diventa il palco naturale dove vengono riflesse le vite di tutto il mondo, in uno schermo appoggiato sul mare. Ecco, noi vi racconteremo la giovane storia d'amore tra il cinema e Porto Santo Stefano, perla del Monte Argentario incastonata nella nostra Toscana. Entriamo nel vivo del Popcorn Festival. Siamo con Francesca Castriconi, che è l'anima del festival, tante lodi da Raffaella Carrà, Haber, un po' da tutti, terza edizione. Partiamo proprio dal titolo del festival, Popcorn, Festival del Corto, un titolo che già di per sé è un viaggio. Sì, il titolo è stato scelto pensando proprio all'anima del festival, cioè l'anima popolare. Perché è un festival che è aperto a tutti, quindi è entrata libera, gratuita e coinvolge veramente tutti, sia la popolazione che i turisti che d'estate affollano Porto Santo Stefano e Porto Ercole, quindi tutto Monte Argentario. Poi noi a Porto Santo Stefano, proprio all'Argentario, non abbiamo un cinema, quindi è un'opportunità molto apprezzata quello di vedere dei film in piazza e condividerli insieme. Un cinema che deve essere sempre più vissuto, un cinema che ci racconta la cosa più emozionante, le storie di vita. Questo è il tema di questa edizione. Quanti spaccati delle vite di tutto il mondo hanno portato i registi quest'anno dentro al festival? Sono molti gli spaccati di vita, infatti vengono i nostri cortometraggi che abbiamo selezionato, i 21 cortometraggi vengono da più di 115 paesi nel mondo. Noi li abbiamo scelti per la sensibilità con cui hanno affrontato appunto vita, valore di una scelta. Quindi gli spaccati rappresentano poi le nazioni da cui provengono i cortometraggi e appunto il discorso della scelta nella vita e di come una persona si forma, poi si plasma in base alle scelte di vita che porta avanti, giusto o sbagliate che siano. Stasera sarai bellissima. Siamo da qualche ora qui a Porto Santo Stefano e già ci siamo innamorati di questo verde delle montagne e di questo mare stupendo. Assessore Francesca Pallini, ma quanto siete fortunati? Siamo fortunati e avvantaggiati perché abbiamo dalla parte nostra una bellezza naturale che è unica. E qui lo potete ammirare tanto il verde quanto il promontorio, ma abbiamo un mare bellissimo, trasparente, da fare invidia alle migliori località del mondo. Ecco, la ragione per cui siamo qui è il Popcorn Festival. Come mai il territorio di Monte Argentario, di Porto Santo Stefano in particolare, ha accolto questa rassegna? Perché abbraccia pienamente la nostra idea sia di turismo che anche di eventi da offrire al turista che viene a trovarci. Questo è uno dei tanti motivi per venire qui a Porto Santo Stefano e vivere in simbiosi il rapporto tra la natura e le persone che abitano e vivono questi posti. Salvatore, è un'ora che ti cerco, cosa stai facendo?
Simone, sto ascoltando musica. Quale musica? A far l'amore comincio tu, della Carrà. Ma la Carrà sta cominciando la conferenza stampa. Andiamo! Fare la giurata per me è fantastico, perché io i corti non li ho mai visti. Questi 21... Ma che mi succede? Questi 21 corti, però, li ho visti due volte tutti, per capire bene, fino in fondo, che cos'è un corto. Alcuni sono più lunghi, alcuni sono brevi. E mi ha affascinato una cosa, di alcuni le immagini. Adesso non posso dire chi, perché sennò direi le mie preferenze. Delle immagini straordinarie. Di altri la sceneggiatura. Ce n'è uno che da una frase parte tutta l'idea. Bellissimo. I corti, questi sono i corti dei giovani. Bellissimi. I corti d'autore hanno, si vede che c'è più grinta, più personalità, più esperienza, e anche quelli sono molto belli. Gli italiani si difendono benissimo, secondo me, in questa selezione. Ed è molto bello il titolo, Vita, valore di una scelta, nel senso che tutti questi comunque parlano di vita, una vita vissuta in un modo o in un altro, comunque... Voglio dire, è un bellissimo tema, sono molto contenta. Il mio amore col cinema, pur avendo fatto il centro sperimentale di cinematografia, in realtà non si è mai sviluppato, ma non mi dispiaceva neanche tanto. Ma io giorni fa ho parlato con Marco Bellocchio, che io ho intervistato per varie cose, eccetera, e mi è venuto in mente che lui, o ho capito male io, mi ha detto che per i pugni in tasca aveva pensato a lei. Assolutamente sì, mi ha portato, eravamo al centro sperimentale, mi porta questo pacco di fogli che era la sceneggiatura, no? E mi fa, mi fai questi pugni in tasca? Io ho letto un po', non ho capito niente. Sono andata a casa e dico, mamma, mi hanno chiesto, ma c'è uno che si butta con la testa nella vasca da bagno, si affoga nella vasca da bagno, e non ho capito niente veramente. Ma tu studia, che te ne frega? A parte che lei non voleva che facessi sto mestiere, ma è un'altra cosa. Ma che te ne frega? Film premiatissimo, numero uno, l'ha fatto la mia amica Paola Pitagora. Però poi una rivincita l'ha avuta. No, ma sono contenta per lei, perché in realtà io non l'ho capito. E poi la sua canzone è andata nel film di Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza, e ha contribuito all'Oscar. Noi abbiamo veramente un rapporto molto carino dopo questo incontro, perché le mie non sono interviste. I giornalisti sono molto più bravi di me a fare domande anche un po' piccanti. Io faccio conversazioni e infatti io un po' l'ho sgridato, dico, guarda, però la mia canzone tu l'hai usata in un modo non così esaltante, e tutti drogati, tutte mignotte, tutte cose, là, io non vado da nessuna parte, e se mi sarete come un matto, e dico 7 minuti di canzone, quindi la base dell'Oscar, un angolino, le devi dare a... come si chiama? No, Chris, aspetta, Chris è il suo nome vero, a Bob Sinclair, quello è il nome d'arte, e a me, perché tutte e due abbiamo più di un angolino. Ma sai che non gliela volevo dare la canzone? E lui, mentre facevamo l'intervista, in una pausa che cambiavano le luci, mi fa, dico, sai che non ti volevo dare a fare l'amore? E lui mi fa, lo so, e io ho combattuto come un pazzo per averla. Perché non mandava di mettere questa canzone dentro ai film, ma non sapevo né che fosse La Grande Bellezza, né che fosse Paolo Sorrentino, che dopo che ho visto Il Divo mi sono veramente innamorata della sua regia, del suo modo di fotografare, un grande fotografo, un bravissimo. Non te la vedo, Allora, ci ha messo, credo, un anno. Cioè, un altro la cambiava la canzone, no, voleva proprio. Ci teneva proprio. Alla fine, bene, col mio avvocato che insomma si occupa di miei contratti, ho detto, vabbè, Lorenzo, e diamogliela. Ma a chi la diamo? E lui fa, Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza. Dico, cazzarone, me lo potevi dire? Ma hai fatto patire per un anno con tutte queste domande, le cose, credevo fosse un filmettino commerciale, che ne so, non mi ha detto niente. Già, è vero, lo trovo, dico, bravo.
è finita la benzina. Finita? Che facciamo? Planiamo. Questo bellissimo posto, Porto Santo Stefano, guarda, che emozioni le dà stare qui? E guarda, io qua in qualche modo faccio fatica a trovare pace con me stesso, e devo dire che qui in qualche modo la trovo. Sono stato l'anno scorso per 3-4 giorni, sono stato non bene, non c'è aggettivo per definirlo. Ma qua si sta bene, c'è una bellissima energia, c'è addirittura c'è la non energia, perché energia spesso, invece qui c'è proprio questo relax, ti vanno via i pensieri, cioè ti senti proprio... A proposito del festival, Popcorn Festival, è un festival di corti, e lei, insomma, come poi è emerso oggi nella conferenza stampa, ha partecipato a tanti corti di giovani registi, cioè quindi uno scambio, anche perché chi è giovane alle prime armi ha bisogno anche di consigli di persone solide che hanno avuto un'esperienza forte. Io non mi sento solido, non mi sento fragile, perché attraverso la fragilità cerco di diventare solido, ma diciamo che per me è stato fantastico lavorare con i giovani, perché attraverso loro rivedevo me stesso quando cominciavo, no? Per cui accompagnarli, traghettarli, dargli una mano, insomma, per me è fondamentale, anche perché poi mi piace riconoscere il talento, e quando c'è è fantastico, insomma. Poi sai, il corto non ti implica nel tempo, diciamo, un'aspettativa, uscirà, non uscirà il film, quanto incasserà, quanto... Io questo non ci ho mai fatto caso, ma non me ne frega un cazzo. Per cui un corto è un corto, è uno che cerca di esprimersi attraverso questa macchina da presa, con una scrittura, con un linguaggio cinematografico, e gli permetterà a questo giovane probabilmente di affacciarsi a questo grande mondo, al cinema, diciamo. Per cui una volta, 30 anni fa, 20 anni fa, non c'erano questi mezzi. Oggi invece il corto va, che è una meraviglia, hanno fatti tanti, a me mi piace stare a contatto con loro, perché poi non solo c'è il regista, ma trovi sceneggiatori, attori giovani, la troupe, gente che sta sognando, per cui io quando sono con loro mi danno una carica, mi commuovono, perché vedo me stesso in loro. Senta, le faccio un'ultima domanda e poi la libero, perché aspetta il film a Porto Santo Stefano. Lei ha lavorato con tanti toscani, Pieraccioni, i fratelli Fabiani. Tranne Benigni, l'ho lavorato con Monicelli, con Benvenuti, Pieraccioni, Veronesi, Italiani. Ecco, Bizzani era toscano, no? Non era toscano. Comunque, questa toscanità, lei come l'ha affrontata, questo far cinema da parte dei toscani? C'hanno qualcosa di diverso? C'è qualcosa che magari la fa arrabbiare anche? Ma c'hanno un cazzimmo, i toscani sono ironici, sono cinici, sono amici miei, però lo racconta, ma al di là di questo, però sono anche, sai cosa c'hanno? Hanno una sorta di... Sono persone sincere, vere, e non hanno peli sulla lingua, almeno quelli che ho conosciuto io. Hanno cazzim, cioè hanno qualcosa di... Ma anche, poi, a parte i registi con cui ho lavorato, attori, ma hanno... Beh, io ho un amico di Carlo Monni, che non c'è più, ma era una persona di origine contadina, si è lasciato... Ma i toscani è un popolo particolare, ma... Per cui, insomma, mi sono sempre trovato molto bene, perché anch'io sono una persona che non ha peli sulla lingua, per cui era una bella danza insieme. Nuovi orizzonti, barriere crollate, tabù. Via, via, via! A casa! Bianchetto! Questione di sensazioni, di momenti, di profumi, odori, capisci? Il sesso è un'alchimia. Professore, lei ha bevuto, Sì, e tu sei vecchio. Professore, è meglio che andiamo, va? Oh, devo andare, ciao. È meglio se l'accompagno io, professore. No, perché te col motorino mi fai tagliare la città e arrivo subito. Invece loro mi fanno fare il giro lungo. Bianchetto. Questa sera una proiezione speciale. In viaggio con Adele siamo con il regista
Alessandro Capitani, una proiezione però simbolica questa sera, no? Assolutamente. Noi con l'organizzazione del festival abbiamo insistito moltissimo che ciò avvenisse, perché in qualche modo un lungo, il mio film in particolare, ma lungo in qualche modo in un festival di corti simboleggia proprio un arrivo. Ed è un po' un augurio che faccio a tutti i partecipanti al festival, in qualche modo poi di approdare al lungometraggio. Quindi diciamo non è tanto perché sono diciamo di questa zona, ma era proprio importante dare un segnale, un segno forte a tutta in qualche modo il circuito festivaliero che c'è in Italia, che a Porto Santo Stefano si fa una cosa importante, un festival che non soltanto promuove corti ma promuove anche i lungometraggi dei registi di domani. Il cinema va sempre più visto, va sempre di più portato in mezzo alla gente. Ha detto una cosa importante, il cinema è di tutti. Il cinema è di tutti, a parte che non esista un artista unitario, non lo dicevo io, lo diceva Elio Petri. Quindi il cinema si fa con un gruppo di persone e il risultato che si ottiene è proprio perché un gruppo di persone partecipa al 100% a quel progetto là. E quindi proprio perché è fatto da tanti non può rimanere in un cassetto e rimanere solo per una persona soltanto. È importante che i prodotti vengano veicolati, vengano discussi, vengano dibattuti e vengono soprattutto visti. Cioè la morte del cinema è proprio fare un film e tenerlo nel cassetto. Quindi il Festival Popcorn Film Festival, ma come altri festival, è un'occasione imperdibile per un regista di lunghi ma anche di corti, perché vuol dire visibilità ed è l'anima di chi fa cinema. Se il cinema è un viaggio, noi vi porteremo alla scoperta dell'Argentario da un punto di vista veramente unico, direttamente dal mare. Sì, infatti raggiungeremo dalla costa nord del Monte Argentario la costa sud, Isola Rossa, un incantevole angolo di paradiso. Sei pronta, Simona? Assolutamente sì, tuffiamoci in questa avventura. Andiamo! Lungo la costa d'Argento siamo con Luca che ci sta guidando alla scoperta di questa meraviglia direttamente dal mare. Allora Luca, siamo partiti da Porto Santo Stefano, adesso dove ci stiamo dirigendo? Allora ci stiamo dirigendo verso Cala Piccola, abbiamo sorpassato già la Cala Cacciarella, la Cala Grande, siamo di fronte a Cala Moresca e sono tutte spiagge, alcune raggiungibili sia in barca che a piedi, altre raggiungibili solo esclusivamente con la barca. Quali sono le cale che vanno per la maggiore, la più famosa, quella che è anche magari la più fotografata? Allora, sicuramente sono tutte belle, qualcuna però in particolare è più bella delle altre, tipo Cala del Gesso, che negli ultimi anni ha avuto un grande successo, data dalla spiaggia, se non bianca, quasi, quindi con il riflesso della luce del sole fa un effetto veramente meraviglioso, l'acqua è color turchese. L'abbiamo già raccontato che questa costa, la costa Argento, è una meta assolutamente romantica, ma non soltanto, può essere meta anche per gli sportivi. Certamente, lo sport è molto praticato sulla costa e anche sul Monte Argentario. Abbiamo diversi sport che possiamo praticare, come il SUP, che ultimamente va molto anche di moda, perché comunque l'attrezzatura è base, quindi basta una tavola e un remo e uno può godersi comunque tutte le bellezze dell'Argentario. C'è le scuole di vela, abbiamo i kayak, possiamo fare immersioni, mentre sul monte vero e proprio, sul Monte Argentario, possiamo fare un giro in mountain bike, dove negli ultimi anni anche questo tipo di turismo è stato sviluppato. Abbiamo delle pareti da scalare, la parete di Capoduomo e il trekking, perché comunque è un monte con tantissimi sentieri, tantissime bellezze da vedere e anche il trekking si sta sviluppando molto negli ultimi 2 o 3 anni. Luca, abbiamo fatto tutta la costa, siamo nella parte sud del Monte Argentario e nel venire qui verso Isola Rossa abbiamo visto tutta una serie di torri. Che significato hanno e perché sono lì? Esatto, allora, abbiamo visto 2 o 3 torri, abbiamo visto la torre di Cala del Gesso, la torre di Capoduomo, la torre della Maddalena, che sono torri che sono state costruite dal Medioevo fino al XV secolo e erano torri d'avvistamento, quindi quando qualche nave non conosciuta o indesiderata in antichità arrivava sul promontorio dell'Argentario, chi la vedeva per primo accendeva un segnale fumogeno presumibilmente,
e quindi tutte le torri vicine cominciavano ad accendere i loro segnali e nel giro di un'ora tutto il promontorio sapeva che c'era qualche problema. Ecco, diciamo, erano i primi modi per segnalare e difendersi. Esatto, esattamente. Ecco, qui ora ci troviamo invece di fronte a Isola Rossa. Sì. Innanzitutto quello che emerge si chiama così anche per il colore. Esatto, il colore della roccia, probabilmente ricca di ferro, con l'aria poi che si ossida fa questo effetto di appunto Isola Rossa. È molto, molto frequentata anche dalle imbarcazioni da diporto e possiamo farci il bagno e buttare l'ancora sia su questo versante sud che sul versante nord a seconda del tipo di vento che andiamo a trovare quando usciamo in barca. Oggi per esempio qua si sta benissimo. Ecco, abbiamo parlato molto di quello che sta sopra, diciamo, il Monte Argentario, ora andiamo dentro il mare. Allora, innanzitutto sotto il mare ci si può andare con le immersioni. È sport che viene molto praticato in questa zona. Viene molto praticato sia d'estate che d'inverno. Naturalmente d'estate la temperatura dell'acqua è più gradevole, quindi abbiamo molti subacquei che vengono all'Argentario e abbiamo tanti punti di immersione sia nel lato di Porto Santo Stefano che nel lato di Porto Ercole. Sicuramente i siti di immersione più famosi sono lo scoglio dell'Argentarola e lo scoglio del Corallo, che per una conformazione che hanno un ambiente subacqueo veramente eccezionale. Il corallo rosso che troviamo in tutto il Mediterraneo, ma lo troviamo a profondità abbastanza importanti, quindi oltre i 35-40 metri, allo scoglio del Corallo, quindi davanti alla Cala Piccola, abbiamo una conformazione dell'ambiente sottomarino che sviluppa una quantità di coralli veramente eccezionale già dai 15 metri di profondità, quindi anche i subacquei di primo livello possono godere appieno della bellezza del corallo rosso. Sempre per rimanere sott'acqua, il pescato di quest'area per cosa si caratterizza? La flotta di pescherecci di Porto Santo Stefano è una flotta molto importante e batte tutto il territorio che va a Isola del Giglio, tutto l'arcipelago toscano, quindi possiamo trovare di tutto, dalle saraghi, salpe, scorfani, ombrine, ricciole, abbiamo tutto il pescato possibile e immaginabile che vedete in pescheria, lo possiamo trovare anche sulla costa del Monte Argentario. Capita spesso di vedere delfini, fortunatamente c'è un paio di gruppi stanziali, possiamo vedere sia dei tursiopi che delle stenelle, che sono due specie differenti di delfini, e naturalmente bisogna essere fortunati, però capita molto spesso. Grazie Luca, e dopo aver scoperto le meraviglie del mare e della costa del Monte Argentario, adesso è il momento di storia e tradizioni. Professor Gualtiero Della Monaca, presidente del Centro Studi Don Pietro Fanciulli, nonché storico delle tradizioni locali, Porto Santo Stefano, qui nasce il concetto del andiamo in vacanza al mare. Quando e perché? Dal 1870, dopo che Roma diventa capitale del Regno d'Italia, la zona comincia a essere considerata un luogo per la villeggiatura, per le bagnature, come si diceva allora. E quindi Porto Santo Stefano comincia a trasformarsi, nascono i primi stabilimenti balneari, i cosiddetti bagnetti, nascono i primi hotel, i primi alberghi, e nuove forme di attività lavorativa, per esempio i vecchi pescatori portavano i turisti con le loro barche, nascono i barchettaioli, insomma. Questa predisposizione verso il turismo praticamente è durata fino a oggi, ha avuto naturalmente durante il periodo bellico. Come sappiamo Porto Santo Stefano fu bombardata e distrutta per il 98% e quindi negli anni 50 c'è la rinascita del paese. La rinascita del paese non solo dal punto di vista edilizio urbanistico ma anche dal punto di vista morale, perché gli abitanti avevano una grande voglia di rinascere, di tornare alle vecchie tradizioni, e il paese comincia a essere conosciuto e frequentato da personaggi del jet set internazionale. Diciamo che da qui sono passati tutti, da Mina, Celentano, Raffaella Carrà, che attualmente ancora abita, diciamo, qui in Argentario. Cioè, ecco, lei ci raccontava anche di come veniva vissuto il paese, cioè queste persone venivano qui ma lo vivevano concretamente. Certo.
Chi era possibile incontrare nella piazzetta di Porto Santo Stefano? Io personalmente ho incontrato personaggi famosissimi dell'epoca, da Gemelle Kessler a Celentano, come diceva lei, a Mike Buongiorno, Richard Burton, Liz Taylor, e tantissimi calciatori famosi, mi ricordo Gigi Meroni al Bar Centrale. Stando qui a Porto Santo Stefano si ha l'idea di stare su un'isola. È solo una sensazione o per voi che ci abitate vi sentite anche un po' isolani, pur non essendolo? No, noi ci sentiamo un po' diversi dal Maremmani, perché noi, come dicevamo prima, storicamente noi siamo stati per tantissimi anni sotto gli spagnoli e sotto il Regno di Napoli, perché gli spagnoli governavano da noi tramite il viceregno di Napoli. E quindi eravamo una realtà completamente diversa da Montiano, Magliano, Manciano, Grosseto. Quindi siamo proprio per tradizioni, per la cucina, per il modo di parlare. Noi abbiamo una parlata che non è toscana, no? È un misto, un miscuglio tra romano, toscano, spagnolo, di tutto. Quindi ecco, ci sentiamo in effetti un po' diversi sotto tanti aspetti. Insomma, abbiamo scoperto una Porto Santo Stefano, una sorta di isola che non c'è. Abbiamo vissuto l'Argentario partendo dalla terra arrivando fino al mare, raccontando il cinema, il Popcorn Festival, raccontando la storia e le tradizioni. Adesso però è tempo di cucina, quindi parliamo di identità culinaria. Siamo con Francesco Carrieri. Buongiorno. Dell'hotel. Buongiorno. Torre di Calapiccola. Allora, quando parliamo di identità, un vero e proprio viaggio che potremmo fare partendo dai sapori qui all'Argentario qual è? Un vero e proprio viaggio, si parla dei sapori argentari, iniziamo considerando questa famosa zuppa che si faceva qui nell'Argentario già nei tempi molto lontani, dove questi pescatori che andavano in barca, pescavano per 4-5 giorni, anche settimane fuori dal porto, pescavano tutti questi pesci piccolini, dalla gallinella, la tracina, il salaghetto, l'ombrina, un cefalo, e che facevano? Creavano questo calderone, questo grande pentolone dove veniva fatto questa zuppa, ovviamente di pesciolini interi, sviscerati, squamati e tutto, e si faceva questa zuppa fatta a base di pomodoro, cipolla, carote, sedano, e si immergevano questi pesci. Si lasciavano cuocere per un pochino, per una bella almeno mezz'oretta, poi si lasciava riposare e si preparava col pane raffermo, il pane tipo quello sciapo toscano, si aromatizzava un po' di aglio, un po' di rosmarino, come lo chiamano in Argentario il ramerino, si adagiava sul piatto questi crostini di pane e ci si versava questa zuppa. Una zuppa molto liquida con questi pesciolini, e quindi accompagnavano le loro giornate già belle e faticose, quindi una bella zuppa di pesce ci stava bene dopo un bel trascorso, dopo una bella pesca. Questo è il movimento che fanno tutti gli chef, abbracciare il sapore, diciamo. Salvatore, adesso possiamo fare un bel brindisi. No, Simona, su questa tavola manca qualcosa. Su questa tavola non manca niente. Abbiamo la zuppa del Caldaro, l'ansonica nel bicchiere. Cosa mancherà mai? Dobbiamo solo iniziare a gustare questo piatto. Eh no, mancano i popcorn. Non possiamo mica andare via da Porto Santo Stefano senza aver mangiato i popcorn. E adesso, ciak, la nostra vacanza sull'Argentario può finalmente cominciare. Andiamo.